7 pullman, circa 300 persone, una decina di sindaci e poi politici, sigle sindacali, associazioni, cittadini sono partiti questa mattina da Crotone alla volta dell'aeroporto internazionale di Lamezia per manifestare davanti alla sede della SACAL contro la mancata attivazione dello scalo pitagorico, fermo nonostante i tentativi falliti di rianimazione. Abbiamo tentato tutte le strade politiche e diplomatiche per arrivare a un'apertura concreta e reale dell'aeroporto e tutti i tentativi sono miseramente falliti con la beffa e lo schiaffo ricevuto il 2 gennaio con la Flyservus che ha comunicato che non avrebbe iniziato alcun volo da Crotone. E la sfiducia ormai ha preso il sopravvento. Ritengo che in questo momento la governance di SACAL non sia in grado di dare alcuna risposta. Vi sentite presi in giro? Moltissimo, moltissimo. Ci hanno preso in giro, non è che ci sentiamo. Lo prova il fatto che l'aeroporto è chiuso. A sfilare anche i lavoratori del Marrelli Hospital. Vediamo proprio la difficoltà dell'ammalato, come anche dei medici, che non riescono comunque a spostarsi in modo facile dalla parte del nord a Crotone. Intanto, dopo una prima totale chiusura nei confronti dei manifestanti, una delegazione di sindaci è stata accolta negli uffici della SACAL. Assente il presidente Arturo De Felice, sono stati ricevuti dalla direzione generale. Tiziana Bagnato per la CNews 24.